Ciao a tutti, anzi a tutte, perché faccio questo video per invitare tutte le crocerossine e anche le maestrine, che sono due tipologie diverse, ad evitare di investire tempo ed energie su persone che in potenza o anche in volontà non hanno la minima intenzione o possibilità di migliorare. Di solito le crocerossine sono quelle che investono anche su chi non ha proprio la facoltà di cambiare, di migliorare, di crescere, di evolvere, di far qualcosa per se stesso. E quindi amano, un po' come ama una madre, anche il soggetto così un po' disabile a livello emotivo o mentale o intellettivo, e investono lo stesso tempo ed energie. Il motivo per cui lo fanno, adesso vedo se spiegarlo in questo video o farne un altro perché è una cosa un po' complessa. Mentre le maestrine sono quelle che investono su chi ha le potenzialità. Ma qual è l'errore? L'errore della Croce Rossina è chiaramente quello di buttare vita e tempo ed energie su persone che proprio non hanno la facoltà di cambiare o di migliorare, o magari fanno qualche piccolo miglioramento, ma comunque è così, insomma, un po' una goccia nell'oceano. Mentre il problema delle maestrine è che investono tempo ed energie su persone che hanno le potenzialità per migliorare, per cambiare, per fare qualcosa, e però non si curano di sincerarsi se l'uomo in questione voglia cambiare e soprattutto quali possano essere gli esiti del cambiamento. Mi spiego. Ci sono tante persone che stanno bene nel loro livello, non sono pronte a cambiare o a evolvere o a fare qualche modifica. Magari hanno delle questioni molto profonde, inconsce, che devono stare lì perché non sanno gestirle, non sono in grado loro perché non hanno gli strumenti, questi uomini che le donne forzano a cambiare, e molto spesso, quasi sempre, non sono in grado neanche le donne di gestire questi cambiamenti, questo ammasso di traumi, di rabbia, di paure che hanno le persone dentro e che riaffiorano nel momento in cui si mettono in discussione, cominciano a fare un lavoro di crescita personale, investono in un miglioramento. Quindi sto dicendo che anche se l'uomo vuole migliorare, tante volte non ha le capacità e non le ha neanche la partner. Quindi io sinceramente mi sento di dire: fermatevi tutte. Io parlo alle donne perché di solito sono le donne che prendono il soggetto maschile e dicono no, così non va bene, sempre succede questa cosa, e dicono no, così non va bene, adesso lo cambio come secondo me è meglio che sia, eccetera. Il più delle volte l'uomo neanche vuole fare questa cosa, non è per niente d'accordo, lo fa sì perché così lei rimane, lui ha qualcuno, eccetera. E la donna, lo dico brevemente, poi magari ci farò un video più approfondito. La donna lo fa perché anche lei ha bisogno di impiegare il tempo su qualcuno, quindi all'esterno, per non guardare se stessa, detto proprio così in maniera veloce e cruda. E quindi quello che accade, il risultato finale, una volta che abbiamo infornato tutto e estraiamo la teglia, è un casino, veramente un casino. Cioè, traumi, persone che stanno male, soffrono, vanno in depressione, rabbia, si picchiano. Il più delle volte questi sono i risultati di queste tensioni, dove ci sono persone che non sono assolutamente in grado e pronte di fare un lavoro. Quindi il mio invito
a tutte le donne che dovessero aver voglia di investire e cambiare qualcuno è di guardare se stesse. Basta. E basta, cioè non fate altro perché veramente non avete le capacità neanche per farlo con voi stesse, figuriamoci se potete farlo con qualcun altro. Qualche piccola aggiustatina, cavolate, tipo cambiati le mutande una volta al giorno, quelle va bene, si possono fare. Io parlo di lavori grossi, di cambiamenti importanti, di smuovere blocchi, eccetera. Quello lasciate perdere, non fatelo con gli altri. Ripeto, più delle volte non sono pronti e non vogliono. E anche quando vogliono e magari sono anche pronti, non hanno gli strumenti per gestire queste cose, non li avete neanche voi, quindi proprio no. Il mio invito, anche che vorrei che fosse quasi un'imposizione, è no, lasciate perdere. Se volete lavorare su qualcuno, su voi stessi, voi stesse, ne avete anche per tutte le prossime 15 vite, ammesso non concesso che ci siano. Quindi il mio consiglio è lasciate stare gli altri. Se trovate una persona che è più o meno sul vostro livello, con cui siete abbastanza in sintonia, bene, se non la trovate, boh, dedicatevi a voi stessi, che comunque voi stesse, che comunque ce n'è. Va bene? Grazie a tutti. Ciao.